Il progetto Sport è un programma formativo e educativo della Federazione Italiana Sport Equestri, molto importante per la crescita sportiva dei nostri giovani allievi. Quest'anno la federazione si pone un obiettivo ancora più alto, vuole cercare di premiare sempre di più la comunicazione che i nostri cavalieri riescono a instaurare con i cavalli e soprattutto il lavoro importante che fanno gli istruttori. Quindi c'è un cambiamento della scheda, questo cambiamento vuole migliorare il risultato del nostro progetto sport, quindi contiamo molto sui nostri istruttori che accompagnano i giovani nel loro percorso di crescita e che possano riuscire sempre di più a comprendere quali sono gli obiettivi della federazione e a raggiungerli, perché all'interno di questo percorso nascono le nuove generazioni sportive. Grazie per tutto il lavoro che fate. Grazie Presidente, sì, sicuramente le categorie di stile sono molto importanti per la formazione dei giovani cavalieri, per il consolidamento delle basi tecniche dei cavalieri che comunque hanno intrapreso questa attività anche nel tempo, perché non si finisce mai di imparare. E di parimenti deve essere fatto un percorso di crescita, di consapevolezza nei confronti del cavallo, quindi una crescita culturale. E tutto questo di fatto nella Federazione Italiana Sport Equestri va di pari passo con la crescita agonistica dei cavalieri, perché la parte sportiva ovviamente a noi interessa anche molto. Su questo aspetto educativo che va sempre congiunto con la parte agonistica chiamo in causa Antonio Tabarini, membro della commissione. Antonio, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. Eccoci. Ciao. Vorresti darci qualche commento su questo? Ma certo, il nostro è uno sport fatto di binomio, perciò si deve trovare sempre il feeling con il cavallo, è l'unico sport che si fa con un altro cervello, perciò con un altro essere pensante, perciò è fondamentale che ci sia un feeling tra uomo e cavallo. Certo, il rapporto uomo-cavallo fondamentale, quindi l'istruttore è la guida da terra che cerca di dare delle indicazioni, cerca di dare delle proposte, delle soluzioni e guidare in questo approccio di crescita, di responsabilità, perché poi alla fine è il cavaliere che è responsabile di quello che fa il cavallo. Sì, però è l'istruttore che dà le indicazioni per trasformare poi in sensazioni, perché il cavallo ti trasmette delle sensazioni e tu piano piano devi insegnare al tuo allievo a captare queste sensazioni in modo che siano poi quella parte fondamentale che fa vivere il cavallo per tutta la vita. Certo, poi queste basi devono essere molto chiare, rinforzate. I fondamentali di ogni sport sono importanti, i fondamentali dell'equitazione sono ancora più importanti proprio per questo, per l'essenza stessa del binomio. Come aggiunge il nostro amico Angelo, è fondamentale poi avere un cavallo idoneo per poter fare una buona equitazione. Qualsiasi cavallo ovviamente è idoneo per fare equitazione, però se ci si rivolge a un progetto sportivo servono dei cavalli idonei da un punto di vista atletico, ma anche dei cavalli preparati nel lavoro in piano, muscolarmente, per saltare e quindi con un certo tipo di allenamento. Certo, il cavaliere è il preparatore atletico del suo cavallo e il suo mental coach, perciò il direttore d'orchestra è l'istruttore. Certo, questo lato dell'equitazione è sempre molto affascinante. Su questo abbiamo anche dei contributi molto, molto interessanti. E abbiamo il contributo di Filippo Moyerson che ci ha dato questo messaggio, ci ha inviato questo messaggio. In equitazione, nel lavoro in piano, nel lavoro sui salti, è molto importante la posizione, l'assetto, l'inforcatura che ci permettono di avere un'indipendenza di aiuti, ci permettono di avere un migliore equilibrio. Dobbiamo sempre pensare a correggere questa nostra posizione a cavallo e dobbiamo avere qualcuno a terra che ci dà queste indicazioni, sempre per poter migliorare la nostra equitazione, per poter migliorare la comunicazione che abbiamo con i nostri cavalli. La posizione deve essere corretta, ma nello stesso tempo sciolta, morbida e mai in contrasto con il nostro cavallo. Ma io trovo che quello che ha detto Filippo è straordinario, perché effettivamente noi abbiamo tutto il nostro sport mentale e di posture adeguate a quello
quello che è il movimento del cavallo. Perciò la prima parte è sicuramente dalle anche ai talloni, dove ci deve essere quell'aderenza che rende l'uomo centauro verso il cavallo, dove è un'aderenza morbida, è un'aderenza presente, non è certo un aggrapparsi al cavallo, e poi l'indipendenza di quelle che sono le braccia e il busto. Se il cavaliere monta oscillando il busto, mette fuori equilibrio il cavallo. E noi da pedoni oscilliamo il busto o ruotiamo il busto. A cavallo il busto deve stare più possibile allineato al cavallo. Quindi la posizione per l'assetto e l'assetto per l'insieme con il cavallo, per giungere a uno stato di armonia, di simbiosi tra cavaliere e cavallo. Anche Gianluca Borgnoli ha voluto dirci qualcosa a questo proposito. Prima di fare dello sport, che sia alto livello o le gare di stile, non ha importanza, bisogna essere padroni dell'assetto. Bisogna avere una posizione corretta e un assetto bello solido che vi permetta di essere leggeri e a contatto dei vostri avversari. Avventurarsi a fare le gare con una posizione scorretta, un assetto non stabile, ha solo che dei rischi. Quindi a questo proposito la federazione ha riassunto quelle che sono i concetti guida per definire, riassumere l'equitazione corretta, il modo corretto di montare a cavallo nel documento linee guida per le gare di stile del 2023. Sono state aggiornate come ordine di argomenti, naturalmente non cambia il modo di montare a cavallo correttamente nel 2023, è cambiato semplicemente il metodo di giudizio. Non sarà più utilizzata la scheda che è stata utilizzata fino all'anno scorso, ma avremo due sistemi di giudizio, uno completamente nuovo ed un altro invece che sarà un sistema di giudizio di merito con dei voti d'insieme. Il nuovo sistema, denominato di base, che sostituisce quello precedente, verrà adottato nelle tappe del progetto sport. È una gara tecnica, una gara di regolarità, una gara di corretti atteggiamenti del cavaliere che prevede eventuali penalità in caso di errori. Sarà valutato il comportamento del cavaliere e la sua capacità di gestire il cavallo, di gestire e assecondare il cavallo. E questi errori chiaramente saranno penalizzati qualora siano errori significativi, non certo per delle sfumature. In caso di errori evidenti del cavaliere, prevede una penalizzazione di meno 2 per degli errori più lievi o degli errori più gravi con una penalizzazione di meno 4. Praticamente lo stesso livello di penalizzazione che si riceve quando il cavallo tocca una barriera. Questo nuovo sistema di giudizio è estremamente semplice e diretto e può essere applicabile anche a basso livello, in tutte le categorie, e la cosa interessante è che analizza il comportamento del cavaliere anche nelle categorie a tempo o nella seconda fase, quando abbiamo delle categorie con la seconda fase a tempo. Infatti è molto importante che anche alla ricerca della velocità il cavaliere continui a comportarsi secondo dei canoni corretti e nel rispetto del cavallo. Praticamente è una sorta di strategia che dovrà fare il cavaliere col suo istruttore, capire quanto è nelle sue possibilità stringere una girata o aumentare la velocità per rimanere sempre in un quadro di equitazione corretta e di rispetto del cavallo. Questa è la nuova scheda, naturalmente anche questa è scaricabile dal sito. E oltre alla penalità, la colonna relativa alle penalità, agli ostacoli, degli abbattimenti, delle eventuali disobbedienze, c'è una colonna che prevede l'indicazione di eventuali errori da parte del cavaliere. Naturalmente tutto questo dovrà essere motivato e sicuramente ben segnalato dal giudice. La prima parte è riservata a descrivere ciò che succede durante il percorso sugli ostacoli. Ci sono delle voci che sono descrittive in linea di principio di errori generici che possono essere frequenti e che verranno eventualmente rimarcati dal giudice. La seconda parte è una parte descrittiva in generale del percorso e prevede la segnalazione di eventuali errori del cavaliere riguardo dei fattori generali, a fattor comune sul percorso. Quindi per errori generali di assetto del cavaliere, per errori generali sull'uso degli aiuti o sullo svolgimento del percorso. Questo un po' in linea con quelli che erano i criteri del vecchio sistema di giudizio. Quindi, da un punto di vista pratico, la valutazione negativa col vecchio sistema corrisponde a 2 punti di penalità con la nuova scheda o, per le insufficienze più gravi, meno 4, sempre col nuovo sistema. Naturalmente rimangono le penalizzazioni relative all'abbattimento degli ostacoli,
e tutte le altre penalità che sono come da tabella A, comprese quelle per il tempo, tranne che al primo abbattimento i punti di penalità sono 2. Importante, soprattutto all'interno del progetto sport, è che il totale degli ostacoli nelle due fasi deve essere di 12. Quindi la vera gara di stile sarà la gara giudicata con la scheda di merito, coi punti di merito. Come abbiamo detto, è una scheda che raggruppa determinate voci d'insieme. Ora le vediamo. Questa è la scheda d'insieme con dei coefficienti per valorizzare al meglio i punti più importanti. Quindi, a parte i voti relativi alla presentazione, l'assetto e la posizione hanno un coefficiente più importante, naturalmente, insieme al comportamento del cavaliere sugli ostacoli, e ancora un coefficiente maggiore lo avrà l'insieme del percorso, quindi alla voce svolgimento del percorso. Ad alto livello non ci sono scorciatoie. I concetti dell'equitazione, le basi dell'equitazione sono sempre quelli e sono quelli che fanno la differenza. I grandi campioni come Lorenzo De Luca continuano a lavorare sui concetti di base, sull'assetto, sulla posizione e addirittura intravedono nell'assetto la più grande e più importante forma di comunicazione con i loro cavalli. A puro titolo di esempio, abbiamo qualche video da guardare insieme. Quindi la presentazione del cavaliere alla giuria. Il cavaliere prende il galoppo. Prende il galoppo attraverso un circolo. Il nuovo regolamento non obbliga l'esecuzione di un circolo chiuso per intero. Chiaramente è bene che il cavaliere prenda la giusta azione, il giusto impulso, il giusto equilibrio, mostrando anche la capacità di galoppare in leggerezza, anche qualche momento di galoppo sull'inforcatura. Quindi predisporre il cavallo per affrontare nel modo corretto il percorso. Naturalmente il salto normale deve essere affrontato da lontano al centro in maniera perpendicolare. Il cavaliere deve essere in grado di seguire le traiettorie corrette e funzionali al percorso. La cadenza, la regolarità sono elementi fondamentali che alla buona riuscita di un percorso, e quindi il comportamento del cavaliere non solo sull'ostacolo ma anche nella capacità di gestire il proprio cavallo nei trasferimenti in piano, per gestire gli avvicinamenti, la preparazione e anche nel modo di riceversi. Combinazioni, naturalmente. Ecco Antonio, abbiamo visto questo percorso, un discreto percorso, dove il cavaliere nella parte finale gira un po' più stretto e commette anche un errore agli ostacoli. Secondo te come può essere giudicato questo percorso in generale? Ma ha girato stretto senza essere ben organizzata, perciò prende un errore perché arriva un pochettino in anticipo con le spalle. Però tutto sommato è un percorso buono. Per me sta fatto un filo lungo, si muove un po' con le mani quando potrebbe farne un po' meno. Ecco. Col vecchio sistema in questo percorso non avrebbe preso delle insufficienze nette. Col nuovo sistema siamo abbastanza tranquilli nel dire che non commette degli errori evidenti, no. E quindi non prenderebbe delle penalità. No, perché ha fatto un percorso buono, prende 2 penalità per quanto riguarda l'errore della gara, ma per quanto riguarda il cavaliere no, mi è sembrato un percorso buono, non la penalizzerei, ecco, per quell'errore lì, con un meno 2 al cavaliere. Sempre a titolo di esempio abbiamo preso un altro percorso che vi anticipo è un po' meno positivo, ma proprio per andare ad analizzare quelle che possono essere le situazioni che ci troveremo a giudicare.
naturalmente non è stata presa in esame tutta l'esecuzione, l'avvicinamento e la preparazione al saluto. La presa del galoppo sicuramente è un pochino insufficiente come qualità del galoppo, come impulso. È molto importante già da queste fasi iniziali che il cavaliere dimostri la sua capacità di assetto, di assistere il cavallo, ma anche di farlo in leggerezza. Quindi il cavaliere si predispone per affrontare il numero 1 e comincia il suo percorso. Nulla di grave, però l'insieme potrebbe essere migliore. Ecco, vi ricordo che con la nuova scheda non vengono assegnati dei voti salto per salto, ma il percorso viene esaminato e si valuta il comportamento del cavaliere. Vedete, in questo caso è molto evidente un salto mal riuscito e una perdita di equilibrio abbastanza importante da parte del cavaliere. Così come all'inizio della seconda fase, dove c'è da aumentare un po' la velocità, la posizione non è più quella corretta e ne consegue molto anche un uso degli aiuti che non è più ottimale. Quindi Antonio, in questo caso, nella seconda fase, la ricerca di velocità, il cavaliere si è scomposto molto. Non è un percorso adeguato allo stile, cioè c'ha tante cose da mettere a posto. La nuova scheda incide su questo percorso proprio perché un percorso netto, fatto perché il cavallo non tocca le barriere, ma su un percorso con degli errori abbastanza evidenti, importanti da parte del cavaliere, in questo caso non rimane a zero penalità, ma verrebbero attribuite delle penalità dirette sul cavaliere. E quindi questo è un percorso che verrebbe penalizzato, sei d'accordo? Certo, certo, sono d'accordissimo. Quindi riassumendo, un percorso del genere verrebbe penalizzato in maniera abbastanza significativa. Sono 4 punti di penalità per quell'ostacolo superato in maniera un po' precaria, con perdita di equilibrio. Altri 2 punti di penalità su un altro ostacolo superato in maniera non ottimale, ma a questo bisogna aggiungere poi le penalità come voci d'insieme sull'assetto del cavaliere, sull'uso degli aiuti che è stato in diversi casi poco appropriato e anche sullo svolgimento. Quindi andiamo su un carico di penalità sicuramente abbastanza elevato. Ricordiamo che per ottenere un percorso qualificante il limite massimo delle penalità totali tra penalità agli ostacoli, penalità sul tempo e penalità eventuali penalità del cavaliere, quindi penalità tecniche, non può superare le 6 penalità. Naturalmente i concetti tecnici sono assoluti, però vanno applicati a seconda del livello dei cavalli e dei cavalieri. Questo nuovo sistema, abbiamo detto, si comincia già a basso livello e viene applicato anche per delle categorie di 80 cm e quindi dai brevetti appena un po' inesperti ancora. Quindi vediamo questo ulteriore video di un pony. Ecco, in questo caso non abbiamo analizzato la parte iniziale, ma vediamo direttamente il percorso. La ragazza galoppa con sicurezza verso gli ostacoli, su un pony anche un po' piccolo rispetto alle sue dimensioni, ma dimostra di essere bene in equilibrio. In questa combinazione chiaramente l'avvicinamento non è certo dei migliori. Poi si reinserisce bene e continua bene il suo compito. E quindi termina in maniera abbastanza positiva il suo percorso. Quindi Antonio, di nuovo
assetto, posizione, la leggerezza dell'assetto, sicuramente a volte un po' seduta, un po' pesante, forse dovuto anche a una staffatura leggermente lunga. Ma sicuramente è staffata lunga, è molto dritta anche col busto, no? Sta sempre, è poco inclinata col busto, ma questo penso perché il cavallo è un po' piccolino e lei si sente più sicura stando un po' più sulla verticale. Un certo intuito ce l'hanno, anche quando gli parte un po' controtempo, ma riesce a seguirlo sul largo. E anche nella gabbia, che il cavallo gli la prende un po' alla sorpresa e lei riesce ad assecondare bene anche l'uscita. Stilisticamente bisognerebbe migliorare quella che è le angolazioni, perché sta fatta così lunga, non riesce ad avere delle angolazioni adeguate, rimane un filo troppo verticale. Però direi che tutto sommato è un percorso sufficiente. Ecco, quindi è molto indicativo quell'errore nella combinazione, perché ci sono delle sbavature, ma abbiamo detto che le sbavature non vengono penalizzate. E gli errori lievi o insignificanti possono passare se non producono degli effetti controproducenti all'esecuzione del percorso. Su quella gabbia però qualcosa succede. Potrebbe essere visto un errore grave o un errore minore, il fatto che lei non riesce a mettere una distanza corretta davanti alla gabbia nell'avvicinamento, e però a suo favore, come dicevi tu, poi c'è che si reinserisce e riesce ad uscire in maniera più che positiva dalla combinazione. Lì ha dimostrato di avere dell'equilibrio buono, perché con un salto così organizzato male dell'entrata della gabbia ha saputo creare energia e ha seguito bene, perché effettivamente l'uscita l'ha seguita bene. Quindi non necessariamente una penalizzazione di 4 punti per quell'avvicinamento alle gambe, potrebbe essere anche di 2, mi stai dicendo? Sì, io non sarei così severo, perché è stata brava come ha secondato l'uscita. Se fosse stato un salto singolo, probabilmente un meno 4 glielo dai. Però un meno 2, visto poi come ha recuperato l'uscita della gabbia, direi che va premiata. In conclusione, queste nuove penalità vengono assegnate per degli errori che sono evidenti, non per delle sfumature, e sicuramente non per degli aspetti semplicemente stilistici. E poi qui credo che nel dettaglio non devi andare troppo, devi guardare quello che è effettivamente l'andamento del percorso. L'ha condotto con una certa sicurezza, ecco. Grazie Antonio. Quindi per concludere io vorrei invitare tutti gli istruttori e cavalieri interessati anche a rendersi più consapevoli del nuovo regolamento a scaricare, a leggere le linee guida che sono pubblicate sul sito, a guardare con attenzione la scheda, che è abbastanza chiara e esemplificativa. Ma un'altra cosa molto importante è che tutti partecipino ai briefing che vengono fatti dai giudici prima delle gare, e anche altrettanto importante rivolgersi al giudice dopo la gara per avere dei chiarimenti, dei consigli e dei suggerimenti, perché questo è molto importante per potersi migliorare e per avere più chiarezza nei confronti di tutti, e non per ultimi anche nei genitori che accompagnano gli allievi nello sport e che vivono con loro questa grande passione.